Cucina di Primavera Free From. In collegamento via Skype abbiamo con noi Rossanina Del Santo, che è formatrice per l'alta formazione della Federazione Italiana Cuochi, appunto per Free From, ma è anche la direttrice del Centro di Studio e Ricerca Cucina Free From. Rossanina, sei in collegamento via Skype, ma non ti puoi esimere da spiegare che cos'è la cucina Free From. Allora, si tratta dell'alimentazione che una volta veniva definita l'alimentazione speciale, che è un'alimentazione fatta per chi per patologie o per scelta, può essere allergico, può essere un celiaco, può essere un intollerante, deve eliminare degli alimenti dalla propria alimentazione, degli ingredienti. Certo. E quindi mangia in maniera, diciamo, diversa, ma non per questo meno golosa e goduriosa. Basta saper selezionare, essere informati, conoscere bene tutto quello che si può mangiare, e veramente al mondo c'è tanto. Io amo parlare di cucina free from e non di cucina senza, non perché io sia fissata con le parole inglesi, ma perché nella parola senza c'è il concetto di privazione, no? Quindi quando uno gli dice: ah, ti ho portato una pietanza senza, ti comincia subito a prendere la tristezza, ma io ci volevo il con. Invece se si parla di cucina free from, si intende la libertà, nella parola free ci sta la libertà, no? Beh, certo. E quindi la libertà di mangiare e godere sempre tutti comunque. Allora, per questo tu, indipendentemente che per la Federazione Italiana Cuochi fai formazione a professionisti, no? Quindi penso a ristoratori, cuochi, chef, eccetera. Mentre invece tu organizzi anche dei corsi, no? Per le persone, sì, sia professionisti, ma anche per persone come me, voglio dire, che vogliono imparare questa cucina free from. Sì, io faccio appunto corsi. Sia senza glutine, diciamo free dal glutine, cioè in questo caso senza glutine, che anche una cucina che sia priva di altri allergeni. Io sono, il tutto è nato perché io mangio senza, io mangio free, perché io sono celiaca, allergica, tra l'altro anche alle uova, intollerante al lattosio, allergica al nickel, per cui io voglio mangiare bene. E allora, non è che nel momento in cui mi hanno diagnosticato sta roba, ho detto vabbè, chi se ne importa, non mangio più bene. Il palato è rimasto lo stesso, la voglia di godere e di fare convivialità è rimasta la stessa. E quindi ho iniziato a cercare di capire quello che potevo fare. E questo mi piace condividerlo con tutti. Quei piatti che hai lì davanti a te, no? Me li decodifichi, perché io so, perché prima abbiamo parlato, e sono buoni, buoni, perché qualcosa ho assaggiato anche della nostra amica Rossanina. Mi fai capire che piatto hai preparato? Allora, io ho pensato alla primavera e la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il picnic, no? Arrivano le belle giornate, se tutto va bene riusciamo ad andare a fare il picnic. Allora, la prima cosa, invece dell'insalata di riso, che magari è anche un po' diventata un po' banale, se vogliamo, sì, che poi insomma il riso tenuto a temperatura ambiente può avere delle piccole problematiche, allora ho pensato di fare un'insalata di quinoa. La quinoa è ricchissima di tutti gli aminoacidi essenziali, per cui fa bene e è oltretutto particolarmente buona, soprattutto se si tiene al dente, perché altrimenti si rischia di avere un prodotto un po' molliccio. Quindi tenendola al dente si ha un prodotto un po' scocchiarello. L'ho condito con dello scalogno, perché a differenza della cipolla ha un ridotto contenuto di nickel, che ho tenuto sotto acqua salata in modo da perdere un po' il forte. Poi ci ho messo del pomodoro certificato senza nickel, che adesso si trova praticamente ovunque. Certo. E poi, per dargli un che di croccante, visto che il basilico comunque un po' di nickel lo contiene, e a me piace veramente tanto mettere il basilico in dose importante, per cui per evitarlo, ma avere una parte di verde, ci ho messo delle zucchine. Però Rossanina, cioè, tu hai fatto una vera e propria formazione di studi, cioè tu hai veramente studiato per tutto questo, non è che ti sei improvvisata perché dici sono allergica, cioè no. Io mi sono presa un diploma universitario sull'argomento. Oh, ecco, no, perché sai, qualcuno, perché c'è tanti chi si improvvisa, tu non ti sei improvvisata, quindi tutto quello che dici è detto con conoscenza scientifica, ecco perché. Sì, ma perché poi vedi, quando ci metti i piedi dentro, o ti affidi al primo che capita, dove per primo che capita non si intende un medico, ma si intende veramente la prima voce che senti nell'aria, e potresti farti un danno mostruoso, oppure ti affidi a dei professionisti. Certo. Nel senso, anche io quando ho delle problematiche
vado dal dietologo, vado dal nutrizionista. Certo. Non mi, nonostante gli studi che ho fatto recentemente, ma io non mi guardo da sola, cioè mi affido a un professionista. Poi con Sempre. il professionista elaboriamo delle ricette che siano corrette dal punto di vista nutrizionale, Quindi saliti. è un approccio multidisciplinare, fatto Esatto. con delle conoscenze e altre conoscenze. Poi, quell'altro piatto che vedo un letto di... Questo è un letto di bietole saltate in padella con olio extravergine, aglio e curry. Curry è ricco di curcuma, quindi fa bene, poi c'è quel piccantino, quell'aroma un po' particolare. E sopra c'è una pasta che è fatta con farina di ceci, tostata in forno in modo da renderla pastificabile, diciamo impastata non con l'uovo per non avere uovo, ma con l'acqua di cottura dei ceci. In questo modo, senza aggiungere nessun additivo strano, niente di particolare, sono riuscita a fare questa pasta che è anche molto carina come Senti, l'aspetto andiamo, esterno. passiamo alle fragole, poi mi presenti l'altra cosa, perché questa acqua di ceci, tu riesci a farci le meringhe? Fa vedere le meringhe in fondo. Allora, le meringhe, vediamo un po' se riesco a farci. Sì, Brava. ok. Le meringhe sono delle meringhe fatte schiumando l'acqua di cottura dei ceci. Se prendiamo i ceci fatti in casa, deve essere molto ristretta, deve diventare praticamente quasi viscosa come l'albume d'uovo, altrimenti si utilizza quella che normalmente si butta via, l'acqua di governo dei ceci, In che si scatola, comprano dai. in barattolo. Infatti, è detto benissimo in scatola perché per gli allergici al nickel l'ideale sono quelli in Tetra Pak. Quest'acqua viene montata esattamente come le meringhe, stessa identica tecnica, solo che si utilizza appunto, non si utilizza l'uovo e non hanno sapore di ceci, che è il timore che hanno tutti, non si sente il sapore di ceci, anche se i ceci sono salati, non si No. percepisce il sale nella meringa, anche perché monta tantissimo rispetto al liquido Ho iniziale. provato e garantisco anch'io che io non ho la tua abilità. Poi per ultimo hai preparato il panino, non potevi non farlo, no? Cioè, ti voglio dire, col panino perfetto, questo è panino perfetto. Allora, questi sono dei panini velocissimi fatti, anche in questo caso con farina di riso e farina di sorgo. Sono velocissimi, mezz'ora sono pronti perché c'è il baking, quindi il lievito costituito da bicarbonato e cremor tartaro, invece di avere il lievito di birra, proprio per avere un prodotto veloce. Poi ho messo delle melanzane che ho impanato in farina di riso e fritte in olio extravergine di oliva, insieme a un affettato che in questo caso è speck, ma se il panino deve andare a un allergico al nickel che può mangiare tutto il resto, oltre ad essere senza glutine, senza uovo, senza latte, se è per un allergico al nickel è bene utilizzare del prosciutto crudo e non dello speck perché se è affumicato ha un valore di nickel pure. Allora, carissima Rossanina del Santo, formatrice per l'alta formazione di Federazione Italiana Cuochi, ti possiamo però seguire per quanto riguarda il centro di studio e ricerca cucina Free From, perché tu sei la direttrice e agisci in prima persona. Perché la convivialità e il Sì. gusto nella cucina Free From non mancherà mai se seguiamo Mai. delle semplici regole, vero? Bravissima, Oh. bravissima. Mangiare bene in compagnia, quella è la cosa. In sicurezza, ma soprattutto in sicurezza e con gusto, devono andare insieme. Il piacere deve essere, si può vivere solo se siamo sicuri, ma se siamo sicuri non deve mancare il piacere, perché se no la sicurezza e basta Non basta. non ci rende felici. Tesoro, grazie. Ringrazio Rossanina del Santo e la sua cucina di primavera Free From in collegamento via Skype. Ciao Rossanina. Grazie a te, ciao!